togliere la mano dalla L e te ce l'ha sentito che te lo trovi in casa. Ciao Stefano. Sì. Ok, va bene. Anch'io sono una tutta rossa perché per ricordare che con gli ombrelli rossi le sex workers in tutto il mondo hanno deciso di usare come loro simbolo l'ombrello rosso e quindi abbiamo dedicato alla memoria delle prostitute uccise anche un ciclamino molto bello color rosso che lasceremo qui in modo che quando il sindaco Alemanno passa di qua magari rifletta sugli effetti del proibizionismo, almeno si domanda perché c'è. Grazie, grazie da più rosa. L'International Day to End Violence Against Prostitution. Siamo qui oggi per ricordare anche in Italia, così come si celebra in tutto il mondo, la giornata internazionale istituita nel 2003 dalle organizzazioni internazionali che si occupano della lotta al proibizionismo sulla prostituzione, per ricordare tutte le vittime della violenza e dell'odio contro le prostitute e i prostituti che il proibizionismo genera con l'odio, la discriminazione e in conseguenza anche con il proibizionismo. Qui nella sede del Comune di Roma 3 anni fa è stata fatta un'ordinanza antiprostituzione deleteria, folle, che inasprisce le pene per le prostitute che sono così costrette a subire ancora di più violenza ai margini della società, ai margini della città, ai margini delle strade. Diamo lettura adesso di alcune decine di nomi di prostitute uccise e assassinate in Italia. Laura Tanasia Isabella, prostituta romena di 21 anni, trovata morta in una camera d'albergo ad Ariccia, Roma, 5 giugno 2009. Paola Burci, rumena di 19 anni, uccisa e bruciata sul Po vicino a Ferrara nel marzo 2008. Gianina Ganfalagnu, uccisa nell'aprile 2011 a Cinisello Balsamo. Senza nome, prostituta cinese, uccisa a Napoli il 13 aprile 2011. Faith, prostituta nigeriana, uccisa a Marghera nell'aprile 2011. Cristina Ioneia Tepuro, rumena, uccisa a Bologna il 14 novembre 2011. Maria Cristina Turcu, 28 anni, uccisa da un'auto la notte del 6 settembre vicino a Bari. Jessica Carina Munoz, uccisa dopo una rapina nel suo appartamento luglio 2010 in Milano. Aparecida De Silva, prostituta uccisa con 79 coltellate nella sua abitazione di La Spezia nel marzo 2010. Doris Iuta, 28 anni, viveva a Pontedera, uccisa il giorno del Sabato Santo nel 2008 con 13 coltellate. Edney Alves Gomez, conosciuta come Thais, brasiliana di 35 anni, trovata incaprettata in un mini appartamento dell'Hotel Luca a Rocca Priora, vicino a Falconara, 11 gennaio 2009. Senza nome, prostituta brasiliana di 46 anni, uccisa nel suo appartamento a coltellate a Lucca il 23 aprile 2008. Maria Burgato, 55 anni, uccisa nel suo appartamento a Milano il 10 novembre 2011. Cristina Iolena Tapuro, prostituta rumena di 22 anni, uccisa a coltellate a Bologna. Yulsa Sousa Moreira, prostituta brasiliana sgozzata nel suo appartamento con segni di bruciature alle gambe a Monselice, nel Padovano, 20 gennaio 2011. Jessica Carina Munoz Labezzaris, 35 anni, uccisa il 14 luglio 2010 in un appartamento vicino a Livorno. Senza nome, prostituta rumena
trovata a riversa di un canale di scolo nelle campagne di Zapponeta in Manfredonia, provincia di Foggia, 26 marzo 2011. Senza nome, prostituta italo-brasiliana di 35 anni, uccisa per accoltellamento a Milano nel luglio 2010. Caterina Stevens, 24 anni, nigeriana, morta strangolata in strada il 5 novembre 2010 a Pavia. Laura Zambani, 55 anni, assassinata a Roma con un tubo di ferro il 13 novembre 2009. A tutti questi nomi, ovviamente ce ne sono ancora molti, molti altri, si aggiungono alcuni fatti allucinanti che avvengono ormai nella cronaca nera, segnalati dalla cronaca nera che non legge neanche più nessuno. Tra il 2007 e il 2008 nei boschi delle montagne lecchesi sono stati trovati i corpi di tre lucciole, due rumene e una moldava, seviziate e strangolate. L'assassinio di Viados di Torino, quattro transessuali uccisi nel 99. Il killer delle nigeriane di Torino che ha ammazzato quattro prostitute nigeriane nel 97 a Torino. A Modena, il massacratore di otto prostitute uccise nel decennio 85-95. Poi ancora il killer di transessuali di Roma che ne ha uccisi tre nel 2001. Oppure il mostro di Puglia, così viene chiamato dai media, che ha ucciso quattro prostitute nel 97 a Foggia e Lecce. E poi ancora lo sterminatore di Caserta che ha ucciso sei prostitute nel solo anno 2006. Questo non è che un piccolo elenco di nomi di un fenomeno gravissimo, sempre più nascosto, sempre più celato dai media e su cui le autorità neanche si attivano più di tanto, né per darne notizia né per uccidere, né per scoprire chi le ha uccise. Vorrei segnalare che il Comune di Roma da tre anni, da quando ha fatto l'ordinanza antiprostituzione, dal settembre 2008, il Comune si è vantato di aver fatto 25.000 multe in questi tre anni e di queste 25.000 multe, pensate un po' come funziona bene il proibizionismo, su 25 multe pare che ne siano state pagate soltanto 600. Questo è il proibizionismo all'alemanno del Comune di Roma. Non possiamo che urlare vergogna, vergogna, vergogna.